Buongiorno a tutti. A me tocca oggi di introdurre questa presentazione di questo libro, la discussione su questo libro di Pietro Greco, rispetto a come era stata organizzata questa giornata. Naturalmente Pietro Greco, come si sa, è scomparso proprio qualche giorno fa, quindi oggi lo ricordiamo con commozione. Naturalmente chi lo conosce meglio di me ne parlerà in maniera ancora più puntuale e precisa di me. Però l'occasione che Pietro Greco aveva costruito mantiene tutta la sua centralità e, a mio avviso, anche la sua vivacità. Questo testo, Mezzogiorno di Scienza, sono stati selezionati 14 eccellenze del Mezzogiorno e sono state in qualche modo costruite, raccontate, sono proprio dei piccoli camei, in maniera anche, devo dire, equilibrata nelle varie scienze, nelle varie eccellenze. Ci sono matematici, ci sono fisici, ci sono biologi, ci sono medici, insomma tutte le eccellenze che il Mezzogiorno ha espresso e che sono state selezionate. Non solo quelle, il Mezzogiorno è pieno di altre eccellenze, è pieno di primati. In qualche modo nella sua prefazione Pietro Greco dice che non è un'occasione per parlare di Mezzogiorno, ma in qualche modo accendere la luce su quella che è la scienza della conoscenza, che è quello che serve per riscattarsi e per uscire da questa condizione. Ma io invece credo che bisogna parlare proprio di Mezzogiorno, cioè questo testo ci riporta a quello che il Mezzogiorno ha dato non solo all'Italia, ma all'Europa, vorrei dire, e questo ci spinge a fare qualche riflessione sul perché, già in epoca pre-unitaria e anche oggi, determinate arretratezze non si sono mai risolte. Quindi sembra una contraddizione, grandi eccellenze in tutti i campi, ma alla fine il Mezzogiorno rimane in una condizione tutto sommato di ritardo, di disuguaglianza che nel tempo aumenta. La ricetta che questo libro in qualche modo ci fornisce per uscire da questa condizione è sicuramente quella della conoscenza, che oggi è la nuova frontiera, che deve essere sempre più diffusa, che deve essere sempre più divulgata, che deve essere sempre più in qualche modo alla portata di tutti. E qui io mi ci ritrovo in quanto è la scienza che io presiedo, cioè divulgare scienza e conoscenza, rendere i saperi in qualche modo alla portata di tutti, per far salire quel livello medio di cultura e anche per in qualche modo irrogare nei giovani quella che è un metodo scientifico che sicuramente consente poi di riscattarsi dalla condizione. E io riflettendo su quello che, leggendo questo libro, sfogliandolo, mi sono reso conto, e questa è la riflessione che voglio fare prima di lasciare la parola agli altri relatori, che in fondo il vero, forse il vero, il problema centrale del Mezzogiorno era e rimane quello della classe dirigente. Una classe dirigente non sporadicamente presente, perché ci sono delle eccellenze, c'erano e ci sono anche oggi, ma io intendo dire una classe dirigente più diffusa, più presente. In qualche modo forse c'è stato anche poca attenzione alla cosa pubblica. Certo è che noi oggi abbiamo arretratezze e disuguaglianze che non si risolvono e abbiamo dei capitoli che ancora oggi lasciano veramente perplessi. Io, forse perché parlo da città della scienza in questo momento, parlo e ho sotto gli occhi Bagnoli. Ecco, Bagnoli è uno degli esempi di quello che non dovrebbe succedere, cioè è un quartiere della nostra città, anzi è un pezzo di questo quartiere, quello di cui io discuto, che sono 40 anni in una condizione di sostanziale immobilismo. Queste le responsabilità, tra virgolette, sono soltanto di classi dirigenti, non di altri, che non sono riusciti probabilmente a tirare fuori da questa condizione un pezzo importante che andava riconvertito e che in qualche modo oggi vede soltanto Città della Scienza come un unico faro acceso. E questo a chi lo si può ascrivere? Le responsabilità sono delle classi dirigenti, e le classi dirigenti hanno nomi, hanno cognomi, noi abbiamo sempre la reticenza nel farli, insomma. Sono sotto gli occhi. E allora io credo che alla fine queste cose non ce le possono levare a noi Mezzogiorno, cioè le eccellenze, 14 stanno in questo libro, sono grandi personaggi, Cirillo, Maiorana, Cannizzaro,
insomma, tantissimi, caccioppoli, insomma, eccellenze che noi più o meno ci siamo sempre imbattuti in questi personaggi che il Mezzogiorno ha espresso. Però ricordiamoci che già in epoca preunitaria il Regno delle Due Sicilie e, diciamo, principalmente Napoli esprimevano strutture all'avanguardia, la prima ferrovia, il mineralogico, insomma, tantissime eccellenze che non starò qui a ricordare. Quindi noi ci siamo e c'eravamo, e questo testimonia che c'erano strutture intorno alle quali poteva crescere e svilupparsi. Ma oggi questa disuguaglianza, questo libro, a mio avviso, ci fornisce un'occasione che è anche quella di riflettere sulle motivazioni. Pietro Greco scrive: non è un modo per parlare del Mezzogiorno. Allora io direi: è un modo per dire che il Mezzogiorno ha dato. Oggi non è un Mezzogiorno che chiede, è un Mezzogiorno che ha dato. Ecco, questo è il contributo di 14 personalità che in tutti i campi si sono distinte per eccellenza, appunto. Quindi il Mezzogiorno ha dato, e quindi non è che siamo qui appunto a chiedere, però c'è qualcosa che comunque non possiamo sfuggire da una contraddizione. Nonostante tutto questo, nonostante Napoli sia stata una delle grandi capitali europee, vorrei dire, non soltanto, non ci limitiamo soltanto al nostro paese, ma a livello continentale, alla fine non si è riusciti a tirarsi dietro tutto quel tessuto connettivo che intorno a delle eccellenze non si è riuscito a sviluppare. Ecco, io credo che l'occasione che Pietro Greco ci ha fornito, la discussione di oggi, è il miglior modo per ricordarlo. Buon lavoro a tutti noi. Grazie Presidente. Allora, andiamo un po' nel cuore di questa iniziativa. Il libro Mezzogiorno di Scienze, ritratti d'autore di grandi scienziati del Mezzogiorno, edito da Dedalo Edizioni, è un bel libro di 256 pagine che evidenzia, appunto, come diceva il Presidente, le eccellenze storiche del Mezzogiorno. Il curatore Pietro Greco ha coinvolto 15 autori che sono docenti universitari, giornalisti, esperti del mondo del trasferimento tecnologico, che ricordano la storia di donne e uomini speciali nati nel Mezzogiorno tra il 700 e il 900. Sono 14 scienziati: Domenico Cirillo, Oronzo Gabriele Costa, Stanislao Cannizzaro, Maria Bakunin, Mauro Picone, Domenico Marotta, Francesco Giordani, Renato Caccioppoli, Ettore Maiorana, Filomena Nitti, Renato Turbecco, Felice Ippolito, Edoardo Caianello, Ennio De Giorgi. Sono tutti scienziati che hanno partecipato in maniera attiva ed intensa alla vita culturale del paese, ma anche a livello europeo, riuscendo anche a dare un impulso alla modernizzazione del Mezzogiorno, che, diciamo, che negli anni, storicamente, ha avuto sempre qualche problema. Il libro contiene anche il racconto di momenti di grandi successi, ma anche momenti di vita quotidiani, luoghi dove hanno vissuto questi scienziati, dove si sono formati ed hanno approfondito gli studi con l'aggiunta di aneddoti, ma anche di imprese, in qualche caso eroiche. Ora ne discuteremo con Marco De Marco, giornalista e scrittore, Guido Trombetti, professore emerito dell'Università Federico II, anche tra gli autori del libro, e le conclusioni saranno affidate a Gaetano Manfredi, ministro dell'Università e della Ricerca. Quindi adesso io darò subito la parola a Marco De Marco. Prego. Marco, devi accendere il microfono. Acceso, pronto? Mi sentite? Io non ho sentito nulla dell'ultimo intervento. Voi mi sentite? Datemi un segno. Sentiamo. Vabbè, mi dispiace non aver sentito l'introduzione, credo si parlasse di Pietro Greco. Lo faccio anch'io brevemente. Intanto grazie per questo incontro, saluto tutti. La ritengo un'opportunità preziosa. Naturalmente il fatto che Pietro non ci sia cambia molto le cose, non da solo dal punto di vista affettivo, ma anche dal punto di vista della discussione che sarebbe stata con lui, sarebbe stata tutta un'altra cosa. Io, permettetemi solo velocemente di ricordare Pietro Greco nel momento in cui io l'ho conosciuto, oramai credo più di un quarto di secolo, sicuramente più di un quarto di secolo fa.
È l'occasione, spero che non sia stata ricordata, l'occasione della nostra conoscenza è, riguarda diciamo proprio la comunicazione, cioè io lavoravo all'Unità e si decise in quegli anni, eravamo alla fine degli anni 90, no, alla fine degli anni, all'inizio degli anni 90, scusate, quegli anni là, si decise una cosa secondo me clamorosa e che non ha più avuto ripetizione negli anni successivi, è quella dell'introduzione di una pagina di scienza quotidiana. Pensate, un giornale di partito che sentiva, avvertiva questa lacuna nel panorama dell'informazione nazionale, in realtà c'era qualche esempio forse in Europa, ma non con questa cadenza quotidiana, questo giornale avvertiva l'esigenza di inserire in maniera potente, quotidiana, una pagina di scienza, scienze dure, fisica, chimica, biologia, tutta questa roba qua, con una cadenza quotidiana. Mi ricordo che ci fu una discussione su dove inserire questa pagina, se inserire nella pagina della cronaca, chiudere la cronaca, se nella pagina culturale. Alla fine ci fu una bellissima discussione e fu messa nel blocco della cultura, era l'Unità di Foa, di Renzo Foa, qualcuno forse lo ricorda, secondo me è stato uno dei direttori più incisivi dell'Unità, e struttura portante di questa pagina divenne immediatamente Pietro Greco, un napoletano, io ero napoletano, c'erano tanti napoletani a Roma in quel tempo, un napoletano che non so da dove venisse fuori, io non conoscevo affatto chi fosse, un ischitano a dire la verità, venne lì e con questa sua capacità assolutamente unica di mettere insieme scienza e politica, militanza e cultura, ecco, questa sua mitezza d'animo riuscì e contribuì a farci superare tutto le asperità che potete immaginare in una redazione politica ogni qualvolta si poneva la necessità di mettere una notizia di scienza in prima pagina. Pietro aveva questa grandissima capacità di convincere senza mai forzare la discussione, e questo è secondo me una delle cose più belle che lui abbia fatto, il contributo alla nascita di questa pagina di scienza. Poi l'ho incontrato altre volte, va bene, in occasione della presentazione di un altro scienziato napoletano, Antonio Eredità, della presentazione di un suo libro, e lì l'ho visto in realtà un po' affaticato, ma insomma contavo di rivederlo oggi. Quando ho ricevuto questo libro, datemi un segnale quando vedete che non rispetto i tempi, perché non so quali sono i tempi. Quando ho ricevuto questo libro, io devo dire la verità, sono stato colpito, preso da una sorta di pregiudizio negativo. Sarà stata la copertina che mi ricordava un po' i libri sul Terroni, il libro sul sud, sarà stato per il titolo anche, cioè Mezzogiorno di scienza, ritratti da autori di grandi scienziati del sud. Quando l'ho visto, la prima sensazione è stata: ma perché dobbiamo inserire anche la scienza in questo salsiccione indigesto dell'orgoglio sudista? Perché se c'è una cosa di global, se c'è una cosa universale, cosmopolita e la scienza, perché dobbiamo utilizzare anche questo per dare fiato a un rivendicazionismo fuori posto? E quindi, pur conoscendo Pietro, ho cominciato a leggerlo avendo questo ronzio nella mente, e l'inizio anche della prefazione di Pietro non mi levava questo dubbio, perché è come se lui si ponesse una domanda che era un'escusatio non pedita, accusatio manifesta, perché lui a un certo punto si pone la domanda e dice non c'è ovviamente una scienza del mezzogiorno. E poi si chiede, e allora perché parlare di una scienza del mezzogiorno? Esatto, perché parlare di una scienza del mezzogiorno? Le prime spiegazioni che dà mi sembrano molto generiche: siamo nel mondo della
delle rivoluzioni, questa è la terza rivoluzione dell'umanità, prima l'agricoltura, poi le industrie, infine la società dell'informazione, della conoscenza, però mi sembrava tutto molto, diciamo, generico. Alla fine il ragionamento si chiude e io supero il pregiudizio quando leggo queste frasi. Cioè la frase, non le leggo tutte, ma la sostanza è: solo la scienza, solo la conoscenza può aiutare il Sud a uscire dal tunnel. Questo è la tesi di Pietro. Quindi il racconto di queste 14 vite eccezionali non sono la rivendicazione, almeno penso, di un orgoglio sudista, ma sono portate ad esempio di come con queste intelligenze, con queste vite utilizzate come strumento, come strumento narrativo, il Sud può prendere esempio da questo, da queste storie, e su questo esempio costruire qualcos'altro. È tanto vera poi questa convinzione che l'ho ritrovata, questa convinzione di Pietro è tanto vera ed è tanto vera in sé, che io poi l'ho ritrovata quando Pietro prende lui la penna per raccontare la storia di Stanislao Cannizzaro. Perché lì c'è un momento in cui si costruisce una metafora straordinaria, secondo me. Ed è quella in cui, non so se altri l'abbiano notato, ma probabilmente, conoscendo la sensibilità di Pietro Greco, credo sia stato lui il primo. Nel momento in cui Cannizzaro in qualche modo contribuiva e definiva la separazione netta tra la molecola e l'atomo, l'unità d'Italia avveniva. Eravamo nel 1860. Mentre la scienza fa questo salto, si compie l'unità d'Italia. È una coincidenza, e voi sapete che le coincidenze non sono mai solo coincidenze, è una coincidenza che Pietro coglie. Naturalmente qualche neoborbonico potrebbe leggere all'opposto, cioè potrebbe leggere nel senso che quando si scinde diciamo, l'atomo dalla molecola concettualmente, l'unità d'Italia purtroppo avviene, e invece no. Pietro la dà proprio in questo senso, cioè il salto di conoscenza coincide con un salto di status del Mezzogiorno, che incomincia a essere parte integrante dell'Italia Unita. Questa metafora, secondo me, è la chiave di lettura di tutto il libro e di tutte le storie. Il libro ha moltissimi meriti. Appunto, intanto è una miniera di metafore. Io ne ho trovate tante, non ve le racconto tutte, ma un'altra è certamente il modo in cui viene raccontato Majorana, che come teorico dell'antimateria assurge a personaggio pubblico e non solo a personaggio noto nella ristretta elite degli scienziati, assurge alla notorietà quando diventa egli stesso antimateria, cioè quando scompare. Questa è un'altra metafora straordinaria. Ma i meriti di questo libro sono tantissimi, ne segnalo alcuni. Il primo, secondo me, è che è la prima volta che un libro rivolto naturalmente non solo agli scienziati, ma sicuramente a quelli come me che ne frequentano diciamo saltuariamente questo mondo e in modo indiretto, insomma per i non addetti ai lavori, trascina alcune figure eccellenze del pensiero scientifico, li trascina via dal mito, li trascina fuori dalla dimensione mitica in cui anche una certa ignoranza li ha in qualche modo collocati, perché non sapendoli come collocare in maniera più corposa, si tende, quando si conosce vagamente una persona, a collocarla nel mito. Ecco, questo libro riesce a fare questa operazione straordinaria, cioè prende delle persone, quasi tutti noti per essere oramai dei miti storici, dei miti politici, dei miti in assoluto, e li fa diventare persone, scienziati.
e ci fa conoscere anche al di là del mito che cosa effettivamente hanno fatto e perché si collocano in passaggi decisivi dell'evoluzione scientifica, a cominciare dal primo racconto, quello Domenico Cirillo. Domenico Cirillo, che è considerato un mito, è un mito sicuramente della Repubblica Partenopea del 1799, ma qui viene raccontato come un eroe quasi non volendo, cioè si racconta benissimo il fatto che lui non voleva proprio partecipare al governo rivoluzionario, volevano starsene fuori, ma non per disinteresse, volevano starsene fuori perché lui aveva un'altra dimensione, quella di scienziato, certo non di scienziato disimpegnato, ma si racconta che ripetutamente respinge e rimanda al mittente l'invito a far parte dei governi rivoluzionari. Poi naturalmente racconta, in qualche modo viene costretto ad accettare e lì, essendo una persona poi di spessore morale straordinario, alla fine accetta il calvario fino alla fine, fino alla morte. Ma il libro, questo libro lo umanizza, e umanizzandolo diventa molto più accessibile come personaggio. La stessa operazione si fa con la Bakunin, la Bakunin che, diciamo, sempre raccontato come la figlia di Bakunin, qui assume una dimensione appunto terrena, è una persona anche la Maria Bakunin, naturalmente con grandissimi meriti scientifici e non solo derivanti dalla sua aura di figlia di del grande Bakunin. Questo sforzo si compie in tutti i personaggi, in uno in modo particolare, quello di Cacioppoli, perché se c'è un mito in assoluto è proprio Cacioppoli, no? Personaggio a me carissimo, e ringrazio Guido e la Brandolini per averlo citato. L'episodio a cui tengo di più è c'è quello in cui Cacioppoli in qualche modo anticipa, secondo me, la scena del film Casablanca, quella in cui c'è il canto della Marsigliese. Anche qui però Cacioppoli viene raccontato sì in questa dimensione, ma poi in quella di scienziato, non solo di pianista, eccetera, eccetera, ma di scienziato che fa fare una svolta alla conoscenza scientifica con le sue equazioni, con la sua valutazione degli spazi, con la sua teoria sulla misura degli spazi. Infine, e sto arrivando alle conclusioni, non temete, infine un personaggio che mi ha molto colpito è stato quello di Caianiello. Caianiello perché tra tutti i personaggi credo che, ho conosciuto, ho anche intervistato giovanissimo Caianiello. L'ho intervistato e naturalmente mi avvicinai a Caianiello come ci si avvicina a un mito. Ecco qua ancora una volta, non vi dico le raccomandazioni che mi fecero, io ero giovane cronista, pensate, un giovane cronista di vicende comunali, politica comunale al tempo di Maurizio Valenzi, di intervistare Caianiello, ore e ore di studio assolutamente improduttive perché non si capiva, nessuno capiva niente di cibernetica a quel tempo, ma quindi non c'erano grandi testi, ma dovunque chiedessi ne capivo sempre di meno. Insomma, mi avvicinai a quest'uomo e ricordo che l'80% della discussione tra me e lui ebbe come oggetto gli orologi pubblici della città, tutti guasti. Cioè, lui mi intenne un'ora e più a dirmi: bisogna dire a Maurizio Valenza, che era sindaco, che deve aggiustare gli orologi pubblici, perché la sincronia del tempo è alla base della buona organizzazione di una città, di una società, della collettività globale.
Io l'ho preso per pazzo, naturalmente, non poteva che prendere per pazzo. Poi ho capito col tempo quale fosse il messaggio che lui stava mandando a questa città caotica. A questa città caotica lui stava mandando un messaggio di straordinario valore. Diceva: Napoli, ti devi dare una regolata, ti devi mettere al passo col tempo, devi rispettare il tempo. E la prima cosa lo devi fare aggiustando gli orologi, che è il tempo dell'uomo, il tempo virtuale dell'uomo, ma è il tempo che consente all'uomo di essere collettività, perché tutti, se rispettiamo lo stesso tempo, ci sincronizziamo, altrimenti è un gran pasticcio. Bene. Chiudo, scusate, con due parole ancora. Uno è questa: credo che un messaggio che venga dal libro sia attenzione. Molte delle storie che si sono raccontate hanno a che fare con il piano Marshall. Molte delle vicende che qui sono narrate hanno a che fare con quell'aiuto che ci venne all'inizio della ripresa dopo la guerra. Caglianillo, che fu invitato in America, unico meridionale tra gli scienziati giovani a formarsi, il primo computer che venne comprato con i soldi del piano Marshall. Mi pare che qui ci sia un messaggio. Attenzione, perché certe volte la storia si ripete. Oggi non c'è il piano Marshall, c'è un'altra opportunità, che sono i fondi europei. Leggendo questo libro mi sono fortificato nell'idea che Pietro avesse questo in testa. Attenzione, studiate bene le cose, vedete come andarono negli anni 50 e rifate la stessa cosa, rifacciamo, aveva detto, la stessa cosa. Utilizziamo questi fondi per azionare questa leva straordinaria che è la scienza. Se posso dire un'ultima parola ancora, si è parlato di città, l'ha fatto Villari, e colgo l'occasione anch'io. Guardate, io non so dove questa città, Napoli, parliamo, andrà a parare. So solamente che con tutti i limiti, con tutte le ombre, con tutte le zone incerte dell'esperienza passata, c'è stato un sindaco, Maurizio Valenzi, che tra le tante cose che ha fatto, bello o brutto che sia, ne ha fatto una straordinaria. Ha cercato di mettere in connessione tutti i saperi di questa città. Vi ho raccontato la storia della mia intervista a Caglianillo. Fu lui a volere che l'unità intervistasse Caglianillo. E io, che lo seguivo a Valenzi, fui mandato a parlare con Caglianillo. Poi fu lui a riconciliare il Partito Comunista con Eduardo, che aveva abbandonato la città, aveva al tempo di Fuite Venne e non era più tornato. Fu lui che mi mandò a intervistare un avvocato Marotta, che mi sembrò un altro fuori dal mondo. Insomma, questo sindaco, non so se abbia fatto bene o male, io ho il mio giudizio, ma lo lascio agli altri, se abbia fatto bene o male nella pratica amministrativa, ma so che questo sindaco ebbe la forza di mettere insieme tutti i saperi di questa città, forse come nessun altro. E se c'è quindi un modello a cui io vorrei tendere, non è quello di Valenzi come persona politica, ma quel modello di personalità capace di mettersi al di sopra di tutto e di mettere insieme tutti i grandi saperi di questa città. Grazie. Bene, faccio solo una domanda, però per una risposta molto veloce. La qualità e il peso della produzione scientifica nel rappresentare un territorio come quello del Mezzogiorno d'Italia rispetto al passato è cresciuta o è diminuita? Qual è la sensazione, De Marco? Sì, la mia sensazione, me la sono fatta la domanda, anch'io. La mia sensazione è che lì avevamo sicuramente più personalità, ma poi nel libro si racconta anche che in molte occasioni purtroppo non avvennero. Majorana, per esempio, stette qui solo 3 mesi e fu un peccato per tante ragioni. Se fosse rimasto lui, Cacciopoli, sai che cosa succedeva. L'idea è che nel passato abbiamo avuto molte personalità forti,
tutti, ma non un tessuto, o perlomeno la scienza era distante comunque dalla città. Oggi ho la sensazione invece che questa vicinanza sia più forte e che da questa forza sia anche un livello, diciamo, superiore quantitativamente e qualitativamente di produzione scientifica. Non so giudicare la qualità, ma so che oggi questa distanza tra scienza e società è sicuramente ridotta. E poiché ci sono dei segnali, io non so se il polo di San Giovanni sarà ricordato come il nucleo di via Panisperna tra mezzo secolo, però c'è già qualcosa e c'è questo tessuto di scienza, di conoscenza che si agita nella città e che fa ben sperare. Grazie, grazie. Allora, adesso la parola al professore Trombetti, che con Barbara Brandolini, appunto, è stato l'autore per l'intervento di Renato Pacioppoli, uno scienziato molto caro anche all'Università Federico II. Prego, professore. Grazie, innanzitutto grazie al Città della Scienza e quindi al presidente Villari per aver accettato di creare questa opportunità, grazie a tutti i partecipanti e grazie al ministro Manfredi che tra le tante migliaia di cose che ha da fare ha trovato il tempo per essere presente a questa iniziativa. Marco, non c'è nessun dubbio che l'ultimo dei pensieri di Pietro Greco, del quale io eviterò di parlare per evitare di commuovermi, l'ultimo dei pensieri fosse di creare una occasione, come devo dire, di nostalgia di una produzione tutta interna al Mezzogiorno. Questo libro, che è venuto molto bene anche nella sua veste tipografica, grazie alla formidabile qualità dell'editore Dedalo, questo libro va collocato come una macchiolina all'interno del grande quadro delle iniziative di Pietro Greco. Va letta là dentro. E questa iniziativa aveva, come tutte le iniziative di Pietro Greco, una radice in un convincimento forte, che diffondere la conoscenza in generale e la conoscenza scientifica in particolare fosse l'unica vera possibilità di progresso. Dico progresso, non dico sviluppo, perché Pietro Greco, come me, era legato alla differenza che Pasolini fa tra progresso e sviluppo. Lui ha scelto di ricordare 14 scienziati del Mezzogiorno, direi perché tra le tante cose che aveva fatto in passato di questo non si era mai interessato. Ha scelto figure che coprono, come è già stato osservato, un po' tutti gli ambiti della conoscenza scientifica di base, sostanzialmente. Questo è molto bello da parte di Greco, perché la comunicazione scientifica ha una funzione oggi centrale, che è anche una funzione democratica. Invito tutti a riflettere su quanti temi politici affondano le radici in tematiche scientifiche. Se vogliamo partire dal vaccino sì e da chi dice vaccino no, se vogliamo partire dai temi della bioetica, se vogliamo andare indietro nel tempo ai temi del nucleare, se vogliamo partire e andare indietro nel tempo ai temi dell'ambiente. Sono tutti temi sui quali i cittadini sono chiamati ogni tanto a pronunciarsi, o in un referendum, o semplicemente nell'occasione di una tornata di elezioni politiche, e che lo possano fare
avendo un bagaglio di conoscenze sufficienti ad orientarsi in maniera compiuta, era una delle idee centrali di Pietro Greco, che, come tu hai ricordato, univa la passione per la scienza alla militanza politica. Quindi scienza e conoscenza scientifica anche a garanzia e tutela della democrazia. Ovviamente Pietro aveva una concezione alta, come d'altro canto anche io, della comunicazione scientifica, che non è un raccontino. A volte è difficilissimo raccontare la scienza, perché, ricordando Gramsci, non è possibile rendere facile ciò che è difficile senza snaturarlo. Ma questo sforzo va fatto. Quando mi ha telefonato per chiedermi di scrivere insieme a Barbara Bandolini il capitoletto su Cacciopo, ne abbiamo parlato un po'. Lui si è molto raccomandato che lo scritto fosse capace di arrivare a tutti. Nella massima estensione possibile. Ed è lo sforzo che è stato compiuto in ognuno delle 14 piccole biografie. Per molti aspetti, questi tentativi, questi esperimenti di comunicazione attraverso il racconto scritto, hanno anche la finalità di incuriosire, Marco, perché nessuno pretende di spiegare il pensiero di Cacciopoli o quello di Ennio De Giorgi. A proposito, notate che su 14, 3 sono matematici, che mi riempie d'orgoglio, perché diciamo, se volete, richiama la centralità della matematica nello sviluppo della scienza, ma questo non c'è. Dicevo, qual è poi in fondo la grande utilità di queste cose? Se tu leggi la piccola biografia di Cacciopoli o leggi la biografia di Cannizzaro o quella di Cirillo, non è che, chiuso il libro, è molto più alta la tua conoscenza di matematica o di botanica. Però la speranza, la determinazione forte è che si sviluppi la curiosità nel lettore, il quale poi, attraverso approfondimenti successivi fino al livello che riterrà esaustivo, potrà aumentare il suo livello di conoscenza, o semplicemente parlandone, o semplicemente sentendo una lezione universitaria, almeno questo si poteva fare finché le lezioni erano in presenza. In fondo, se ci pensate bene, ognuno di noi, le cose che ha imparato meglio nella vita sono quelle che gli sono venute davanti per un effetto di curiosità. Quindi, se tu leggi la biografia di Caianiello, te ne vengono 10.000 di curiosità, ma in fondo cos'è la cibernetica? E cos'è la scienza dell'informazione? E cos'è la fisica quantistica? Queste parole ti restano nel cervello, tu puoi trovare l'occasione per approfondire. In questo senso, Pietro distingueva tra il divulgatore e il comunicatore scientifico. Per lui il comunicatore scientifico doveva essere un vero e proprio intellettuale scientifico, non semplicemente un orecchiante della disciplina. E in questo io sono completamente d'accordo con lui e con la sua visione. Questi personaggi straordinari, Marco, dico a te, come dico, non dico Gaetano, perché Gaetano è quello che mi insegna, però approfitto di avere uno che viene dalle scienze umane per fare il professore. Marco, questi personaggi, un'altra cosa che dobbiamo osservare del Sud: nel Sud sono nati, ma nel Sud non sono rimasti. L'unico è stato Cacciopoli, perché Napoli senza Cacciopoli, Cacciopoli senza Napoli non avevano senso. Era una stella fissa nel panorama della città.
ma De Giorgi è diventato De Giorgi alla normale di vita, dove ha vissuto ed alloggiato fisicamente tutta la vita. D'Ulbecco se n'è andato negli Stati Uniti. Che devo dire, lo stesso Caianiello ha girato il mondo e ha trasformato Napoli prima e Salerno poi in un crocevia di personalità straniere straordinarie. Insomma, dalla scuola di Caianiello è venuto anche un professore di logica matematica che non era laureato, che però aveva frequentato la sua scuola e i suoi corsi. Era una certo, era quella, i 14 sono tra l'800 e il 900, sono stati giganti, a dimostrazione che il Sud può produrre tranquillamente giganti, e forse quello che ancora manca è un livello sufficiente di organizzazione. Questo è il problema vero. In Italia lo sappiamo, si è pagato a lungo il prezzo di una visione per cui io una volta andai allo scasso che dovevo comprare un pezzo per la macchina, no? E questo venditore tutto unto eccetera, io dissi: ma quanto costa eccetera, eccetera, volevo uno sconto, e quello mi rispose: perdete ogni speranza. Perché in fondo Dante Alighieri arriva anche allo Stato, ma se tu domandi a un cittadino qualunque se è inquadrato, una figura regolare o non regolare, quello ti guarda come un pazzo. Questo dipende dal fatto che nella tradizione italiana, almeno nel mondo anglosassone, non è così. La cultura scientifica non ha avuto grande spazio. In questo senso l'esperienza dell'unità ha fatto nascere in Italia una scuola di comunicazione scientifica e non esisteva. Pietro ha organizzato il primo e più importante master in comunicazione scientifica alla Sitta di Trieste, perché che era è stata una cosa assolutamente straordinaria, e ha prodotto un mare di soggetti che lavorano nei giornali, nelle riviste scientifiche, in televisione, nei musei e quant'altro. Quindi è la divulgazione scientifica ha questo grande pregio che suscita forse elementi di curiosità, ma ovviamente bisogna sempre scegliere il taglio. Questo libro è diretto al grande pubblico, nel senso che è diretto a quelli che per la prima volta si occupano di queste questioni e leggono di questi personaggi. Allora io dico all'umanista Marco De Marco: se a un ragazzo di 18 anni come prima lettura io consiglio l'Ulisse di Giorgio, no? Quale sarà il suo rapporto? Sarà una fuga ogni volta che vede un romanzo. Non so se è chiaro quello che voglio dire. A un ragazzo di 14 anni, se io gli ammollo un polpettone, un digeribile, anche se è una pietra miliare nella storia della cultura, questo scappa. Con la scienza è la stessa cosa. Bisogna saper dosare l'iniezione che si fa. È chiaro che se un grande scienziato legge queste biografie non ne ricaverà nulla. La speranza di Pietro e la speranza di tutti noi che abbiamo collaborato a questa iniziativa è che essa possa essere utile al grande pubblico, suscitando l'elemento centrale della conoscenza, che è la curiosità. Io vi ringrazio tutti, ringrazio quanti ci hanno ascoltato, e chiudo con un pensiero commosso ed affettuoso ad un grande amico e ad un grande diffusore della conoscenza scientifica, e tengo a dire che questa iniziativa lo aveva veramente riempito di gioia, perché lui non ci teneva da morire, lo dico oggi ed è brutto questo da morire, ci teneva da morire che questa cosa funzionasse, ed era molto molto fiero ed orgoglioso
che il ministro Manfredi avesse accettato di partecipare. Quindi grazie a tutti e io spero che il libro abbia successo per l'editore, oltretutto, che ci ha creduto, ci ha messo impegno, ci ha messo risorse, e quindi credo che sia una bella cosa sostenerla. Professore, le classifiche internazionali spesso evidenziano che gli scienziati del sud sono tra i migliori al mondo. Lei prima ha detto che abbiamo tante difficoltà, ma perché questo si verifica? Cioè, perché tanti scienziati, nonostante le tante difficoltà? Beh, perché se lei va a guardare, io sono sicuro, se lei prende le grandi aree del mondo occidentale e fa una, come devo dire, una analisi statistica, vedrà che il numero di scienziati che nascono, di talenti che nascono nel Mezzogiorno, è uguale esattamente a quelli che nascono nelle altre aree del pianeta. Il punto, da questo è un fatto secondo me di genetica, il punto centrale da osservare è che questi scienziati del Mezzogiorno, nati nel Mezzogiorno, sono poi in buona parte andati in giro per il mondo. Quelli che non sono mossi da Napoli come cacciottoli, io lo vorrei ricordare, quando Miranda fu intervistato su Cacciottoli disse: se dopo gli anni del fascismo, quando non c'erano rapporti con il resto della matematica mondiale, finita, caduto il fascismo, la matematica italiana si trovò al passo della matematica in tutto il mondo, lo dobbiamo a Renato Cacciottoli, perché la matematica aveva questa caratteristica che in fondo si poteva fare anche un po' da sola. Oggi questo non si può fare più, nulla si può più fare da solo, quindi non ha nemmeno molto senso osservare dove abbia avuto i natali uno scienziato. Uno scienziato o è cittadino del mondo o non può fare scienza. Grazie, grazie. Adesso le conclusioni le chiediamo al ministro Manfredi, ministro che ha fatto un grande lavoro in questi mesi e che soprattutto ha puntato molto sulla ricerca con interventi di spessore. Prego, ministro. Grazie, spero che mi, insomma, sentiate bene. E, diciamo, mi fa veramente piacere poter essere oggi qui. Da un lato sono molto grato a Guido che mi ha invitato e mi fa particolarmente piacere condividere questa, insieme a Marco e a Guido, questa presentazione. Devo dire anche con questo velo di tristezza per la mancanza di Pietro, che avevo anch'io sentito abbastanza frequentemente negli ultimi mesi, e veramente, diciamo, oggi è quasi un po' un segno amaro del destino che stiamo discutendo di argomenti che sono così cari a una persona che purtroppo non è più con noi, e credo che proprio parlarne è il modo migliore per ricordarlo e per ricordare soprattutto il messaggio che lui cercava sempre nella sua azione di portare avanti, cioè questo senso democratico della scienza, che è una parola che ha usato anche Marco De Marco, che a me piace molto, cioè il principio della scienza è un patrimonio comune, un bene comune che va condiviso. Viene fatta da pochi, però è proprietà di tutti, quindi bisogna essere capaci di poterlo condividere e di poterlo diffondere, perché solo in questo modo poi raggiunge la pienezza della sua realizzazione. Quindi il sapere è un patrimonio collettivo che va condiviso e va diffuso il più possibile. Io ho letto con grande piacere, approfittando di queste poche, insomma, ore un po', diciamo, del natalizio che sono riuscito a strappare al lavoro frenetico, un po' convulso di questi ultimi mesi, ho letto con, devo dire, con grande piacere i profili che sono stati, devo dire, tratteggiati con grande, non solo cura, ma anche con grande sensibilità all'interno di questo libro, che veramente mi auguro che venga letto da molti, perché è un libro che si legge con grande velocità
una velocità positiva, nel senso che è un libro molto scorrevole, che però dà molte informazioni e anche molti messaggi. E io, anche partendo da quelle che sono state un po' le considerazioni che sono state fatte da chi mi ha preceduto, volevo sottolineare alcuni punti che io ritengo, insomma, che emergono chiaramente dalla lettura di questo libro. In primo luogo c'è una considerazione, che io parto da una considerazione positiva, che i profili che vengono tratteggiati, che vengono descritti, coprono tre secoli di storia. Cioè la scienza Abbiamo un problema con l'audio, con il ministro? Ha una stratificazione culturale e, diciamo, è anche di impronta molto profonda nel tempo. Questo è un dato estremamente positivo, perché questo ci fa capire che la scienza, la ricerca, la cultura sono di casa a Napoli, e quando c'è la necessità di affermare un protagonismo anche che guarda al futuro, questo non può prescindere da quella che è la stratificazione del passato. Cioè Napoli può essere ed è un protagonista della scena scientifica mondiale, perché lo è sempre stato. La scienza non si inventa, è qualcosa che deriva da scuole, da una stratificazione dei saperi e delle conoscenze, da un accumulo di conoscenze. E senza dubbio questo libro testimonia che questo accumulo a Napoli c'è. Quindi questo è un dato di grande, dal mio punto di vista, molto positivo, perché segno che noi possiamo giocare un ruolo importante non solo guardando al passato, ma soprattutto proponendoci per il futuro. Cioè, abbiamo una storia che ci dà l'opportunità di essere protagonisti anche nel futuro. Però poi emerge un altro punto, che è un punto che un po' lo ricordava anche Guido nel suo intervento, che in fondo la quasi totalità dei personaggi che vengono descritti in questo libro sono persone che si sono formate a Napoli spesso, però che non hanno raggiunto il massimo della loro, realizzazione scientifica nella nostra città, nei nostri territori. Cioè il Mezzogiorno non è stato capace, in un certo senso, di dargli quelle opportunità che la loro competenza e la loro sapienza meritavano. Ecco, questo penso che questa storia non è una storia che ancora oggi si ripete, nel senso che spesso i nostri luoghi non sono luoghi che sono in grado di poter dare quelle opportunità che oggi le persone di maggior talento si aspettano. Ecco, questa è anche l'occasione per porci una domanda, cioè perché questo succede? Questo veniva anche un po' richiamato. Io credo che uno degli aspetti fondamentali che emerge è che molte di queste, di questi talenti sono dei talenti che non hanno trovato quell'organizzazione, quella capacità di sistema che oggi ancora di più, ma anche in passato, rappresentava una condizione fondamentale, soprattutto per la ricerca, di poter poi raggiungere dei risultati all'avanguardia. Oggi non basta il talento del singolo, perché il talento del singolo deve essere alimentato poi dall'efficienza di un sistema che gli è intorno, che gli garantisce le opportunità, che gli garantisce i contatti, che consente di attrarre altri talenti, che consente di creare un sistema che è un sistema che deve in un certo senso fare in modo che il talento del singolo diventa un valore per molti. Io, per esempio, mi ha molto colpito il profilo della figlia di Nitti, che devo dire che io non conoscevo nei dettagli. È una storia molto bella, però anche molto significativa, perché mette dentro anche un altro tema, che è il tema del valore delle donne nella ricerca e di come per tanti anni, e forse anche in parte ancora oggi, non è valorizzato in maniera sufficiente rispetto al contributo che le donne hanno dato.
però emerge chiaramente come la forza della ricerca che è stata portata davanti dalla Nitti, poi col marito, che per questo ha vinto anche il premio Nobel, è stato grandemente, diciamo, valorizzata dall'istituto Pasteur, che era una grande realtà, che ancora oggi è una delle più grandi realtà scientifiche che noi abbiamo in Europa. E la sua capacità è stata quella poi di riuscire, quando è tornata in Italia, a replicare in un certo senso, in piccolo, questo sistema di ricerca all'Istituto Superiore della Sanità. Ecco, questo ci fa capire, da questo esempio, ce ne sono anche altri, come oggi e ieri, ma oggi ancora di più, noi dobbiamo essere in grado non solo di coltivare il talento, ma di coltivare il sistema del talento, cioè di fare in modo che intorno al talento del singolo si costruisca un sistema di ricerca che lo amplifichi, lo valorizzi e consenta poi di condividere questa opportunità anche con altri. Nessuno da solo, soprattutto nella ricerca contemporanea, è in grado di raggiungere dei risultati. E poi proprio questa considerazione fa sì che il principio che prevalga un principio di accumulazione, cioè tutte le persone più brave tendono ad andare in pochi posti perché sono dove stanno gli altri bravi, e quindi questo gli dà opportunità maggiori, gli fa stare in un ambiente più appropriato per loro, e questo attrae giovani, crea movimento. Quindi quello che manca al Mezzogiorno non è il talento del singolo, perché lo diceva anche Guido, statisticamente, diciamo, il talento è distribuito in maniera abbastanza uniforme nel mondo, e forse nei nostri territori, che sono territori che hanno una grande storia, una grande creatività, c'è un po' di più, almeno noi ci illudiamo che questo che sia così. Io per la verità ne sono convinto, perciò insomma questo è un po', diciamo, abbiamo bisogno anche di speranza. Il problema che ne abbiamo è che questo talento spesso è sprecato perché manca il sistema. E che io credo che il grande tema, la grande sfida che noi abbiamo davanti, e che poi in fondo i profili di tutti questi scienziati ci pongono, è il saremo in grado di costruire un sistema che consentirà a questi talenti, ai futuri talenti, a quelli che vorranno venire da noi, a quelli che nascono da noi, di avere delle opportunità e di costruire anche queste opportunità per gli altri. Ecco, è così. Questo credo che ci porti sempre al grande tema di un Mezzogiorno che è incapace di organizzarsi, di fare cose ordinarie, perché noi siamo molto bravi a fare cose straordinarie, molto meno bravi a fare cose ordinarie, a garantire continuità alle azioni che portiamo avanti. Ecco, credo che questo sia una riflessione che è un po' amara, però anche propositiva, che noi dobbiamo trarre dalla lettura di questo libro. Noi abbiamo, insomma, il talento non ci manca, però forse ci manca la capacità di metterlo a frutto per il beneficio dei nostri territori. Confrontare Milano e Napoli significa confrontare due realtà che probabilmente localmente hanno la stessa capacità di produrre talento. Ma Milano è in grado di organizzarlo e di renderlo uno strumento, diciamo, di attrazione e di valorizzazione per tutti. Noi, diciamo, a Napoli spesso lo disperdiamo e siamo un po', e non siamo neanche a volte tanto tanto favorevoli, diciamo, a coltivarlo. Ecco, questo emerge chiaramente da molte delle storie che sono raccontate. Che sono storie di talenti straordinari, ma anche spesso un po' isolati e costretti a trovare altri lidi, altre sedi per potersi esprimere completamente. Concludo poi con un'altra considerazione che emerge anche dalla lettura dei profili e che poi si collega anche un po' alla personalità di Pietro Greco e al suo grande impegno civile, cioè della funzione sociale della ricerca, che ricordarla oggi mi sembra molto, molto importante. Nel senso che la ricerca non è un qualcosa che prescinde dalla società in cui si sviluppa, cioè l'impatto sociale della ricerca è un impatto straordinario,
Lo è sicuramente dal punto di vista economico, noi abbiamo parlato tanto in maniera a volte anche eccessiva dei temi dell'economia della conoscenza, dello sviluppo economico che è legato alla ricerca, della possibilità di crescita che è legata alla ricerca, ma questo mi sembra è una parte sicuramente importante, ma non mi sembra quella poi più rilevante, soprattutto in un momento storico come quello nostro, attraversato da questa terribile pandemia e ovviamente dalla preoccupazione poi di una ripartenza e di una ricostruzione nel post-pandemia, che sarà ancora più difficile dell'aver affrontato la pandemia quando l'avremo superata. Ma proprio in questa fase io credo che il valore sociale della scienza, cioè come grande strumento di riscatto dei territori, lo si ricordava prima, di come poi i luoghi diventino anche diversi se la scienza sa dare a questi luoghi un valore, un'opportunità di riscatto, ma anche come grande opportunità di riscatto della collettività, cioè poter condividere tra tutti queste storie, questi abbiamo un momento di un problema con il ministro. Eccomi. È un'occasione per tanti, per creare emulazione, per i giovani per avere degli esempi positivi, ma anche per i cittadini comuni per avere una maggiore conoscenza scientifica, che significa decidere meglio. Significa avere più democrazia, significa essere capaci di poter meglio essere arbitri del proprio futuro. Oggi questo tema credo che sia un tema estremamente rilevante. La divulgazione scientifica non è una parte secondaria dell'attività di un ricercatore. Io credo che ogni ricercatore, dal più bravo al ricercatore medio, deve avere nella sua funzione e anche nel suo impegno l'idea della divulgazione scientifica. Cioè ognuno deve essere in grado, ogni ricercatore, di poter spiegare a tutti quello che fa, a che cosa serve, quanto è utile. È un contributo fondamentale, credo, per far crescere la società. Ancora di più in Italia, dove si ricordava, noi abbiamo un atavico ritardo nella cultura nella cultura scientifica diffusa, e questo penso che lo abbiamo anche pagato e lo paghiamo ancora nel ritardo in cui poi dopo anche determinate occasioni di sviluppo non vengono opportunamente colte. E che io credo che proprio il messaggio che dobbiamo trarre da questo libro, ma anche da tutta l'azione che Pietro Greco ha fatto nella sua vita, è questo: nessuno si può sentire escluso dall'azione di divulgare la scienza, e chiunque lo deve fare, cioè se ne deve sentire responsabile, cioè la responsabilità sociale del ricercatore è perlomeno equivalente alla sua responsabilità scientifica, che proprio l'unione delle due cose fa sì che il valore dell'azione della scienza venga enormemente. Che non è solo sviluppo economico, ma è anche uno sviluppo civile e democratico. Grazie. Ministro, una domanda anche per lei. Con il governo state lavorando sulla programmazione per i prossimi anni con importanti investimenti. Cosa dobbiamo aspettarci per il mondo dell'università e della ricerca in particolare? Cosa cambierà sostanzialmente? Ma non so cosa cambierà, io posso dire quello che vorremmo che cambiasse, cioè nel senso che sicuramente partire da una maggiore quantità di investimenti, perché è un aspetto fondamentale. L'Italia è un paese che ha sempre investito poco nella ricerca e nell'università, e questo chiaramente rappresenta una prima leva fondamentale. Secondo punto molto importante è la programmazione. Questo si collega un po' alle considerazioni che facevamo prima. Oggi la ricerca è sempre più una ricerca di sistema, quindi noi abbiamo necessità da un lato di avere una programmazione pluriennale, perché quando affrontiamo le grandi sfide tecnologiche,
lo dobbiamo fare con continuità. Oramai la velocità della conoscenza e dell'avanzamento della conoscenza è straordinaria, quindi senza programmazione non si è in grado poi di poter dare, di poter essere realmente competitivi. E un altro aspetto che è molto importante è anche la, diciamo, la connessione internazionale, cioè la ricerca è sempre più una ricerca globale, più sistemica, sempre più aperta, e quindi noi no, dobbiamo essere inseriti a pieno titolo in tutte quelle che sono le grandi catene internazionali della ricerca, le grandi reti, perché solo in questa maniera poi possiamo, siamo in grado di poter essere competitivi. Parlare oggi di tecnologie quantistiche, di intelligenza artificiale, di medtech, di biomedicina, di agricoltura tecnologica, di tutte queste che sono le grandi sfide di clima, che sono le grandi sfide del futuro, tra loro poi anche connesse, perché molte di queste tecnologie abilitanti sono utilizzate nei, nei diversi settori, quindi sono fortemente interconnesse. Per poter essere competitivi ci vuole continuità negli investimenti, una programmazione molto precisa e essere pienamente inseriti a pieno titolo in quelle che sono le grandi reti internazionali della ricerca. Solo in questa maniera noi manterremo il nostro ruolo. Io sono convinto che noi partendo dalla base scientifica che noi abbiamo, che è molto buona, i ricercatori italiani lo dimostrano, tutti gli indicatori sono, sono pochi ma sono molto bravi, anche molto produttivi scientificamente, ma per poter essere diciamo protagonisti del futuro non basta questo, abbiamo bisogno di molta organizzazione e dobbiamo evitare, come da un lato dobbiamo diciamo che il mezzogiorno deve diventare più sistema per poter essere competitivo, diciamo, per poter colmare il divario con l'Italia, così l'Italia deve essere più sistema per colmare, per evitare che si crei un divario o per colmare il divario che si sta creando con le grandi potenze internazionali. Oggi la competizione è una competizione tra continenti, quindi abbiamo Stati Uniti, Asia, Europa, e solamente dallo, insomma, dalla competizione tra questi grandi continenti noi possiamo ottenere dei risultati, quindi l'Italia lo deve fare con la sua individualità però perfettamente calata in quella che è la dimensione europea, solo in questa maniera potremmo dire la nostra, altrimenti avremo difficoltà a mantenere insomma le posizioni che noi abbiamo conquistato in questi anni e che manteniamo anche per la grande eredità storica che ci viene da secoli di ricerca, di cultura e di saperi. Grazie, c'è qualche altro intervento conclusivo, un saluto finale? No? Va bene, allora possiamo chiudere, siamo nei tempi, abbiamo segnato i tempi precisi, quindi auguro a tutti un buon anno, grazie per l'intervento e per aver seguito questo incontro. Ricordo il libro Mezzogiorno di Scienza, ritratti d'autore di grandi scienziati del Sud in tutte le librerie. E buon 2021 a tutti, speriamo meglio del 2020. Grazie e buona giornata a tutti.